Io spero che almeno questa sera Onana abbia pagato il biglietto per entrare allo stadio, perché è stato effettivamente uno spettatore non pagante. È stato lì, si è guardato la sua partita e basta. E basta. Ragazzi, la cosa più difficile da dire per un tifoso della Juventus è che l'Inter va in finale, ti elimina e ti elimina meritatamente. Il problema è questo qua. Il problema è che non c'è nient'altro da dire, cioè si potrebbe spegnere il video dopo un minuto, dopo semplicemente un minuto, perché di cose da dire ce ne sono tante e allo stesso tempo ce ne sono poche. Ce ne sono poche. Attenzione, l'Inter non ha fatto la gara più bella del mondo, eh? Ha fatto il minimo indispensabile. E nonostante questo ha meritato di andare in finale. Ora hai ben delineato quello che sarà il finale di stagione. Finale di stagione dove ti rimarrà soltanto l'Europa League. Nei presupposti per sperare di poter alzare anche quel trofeo lì. Signori, in questo momento sono bassi, eh? Sono bassi, bassi, bassi. Perché ripeto, quest'Inter non ha fatto niente di che, ha fatto una partita normalissima, eppure merita di andare in finale. Merita al 100% di andare in finale. Il primo tempo è di un imbarazzo vergognoso, eh? Il primo tempo è imbarazzante, signori, il primo tempo giocato da stasera è imbarazzante. È sembrata la replica di Sampdoria Juventus che si è giocata la seconda partita, la seconda giornata di campionato. Siamo il 26 di aprile, cioè è maggio. E in aprile doveva essere il tuo mese in cui ti andavi a giocare tutto, ragazzi. Ma in aprile hai vinto 1-0 con l'Hellas Verona, hai fatto 1-1 con l'Inter all'andata. Hai fatto 2-1 perdendo con la Lazio, hai vinto 1-0 a caso contro lo Sporting, hai perso 1-0 col Sassuolo, hai fatto 1-1 con lo Sporting, anche qui abbastanza a caso, hai perso col Napoli 1-0 e hai perso con l'Inter 1-0. Signori, la situazione è preoccupante. La situazione è preoccupante, perché qui non stanno arrivando né i risultati né le prestazioni. Cioè, solitamente riesce a mantenere un equilibrio di positività. Quando, nonostante tutto, la partita giocata male, la squadra ti porta a casa la pagnotta, o nonostante la prestazione fatta bene, il risultato non arriva e quindi capisci che è soltanto questione di tempo. Qui non salvi niente, qui non c'è sal da salvare niente. Qui c'è da pure da interrogarsi sulla formazione iniziale. Perché col Napoli fai turnover e comunque, nonostante il turnover, riesci a portare a casa una prestazione. Comunque rispettabile, una partita che, ripeto, secondo me era stata preparata bene. Oggi avranno preso un sacchettino, un cappello con dentro i bigliettini e hanno tirato sui nomi, eh. Se no, francamente, non me lo spiego. Ve lo dicevo nel video di stamattina, ve lo confermo stasera. Cioè, delle scelte incomprensibili. Stasera Allegri ha voluto fare un'olina, eh. Ha voluto fare un'olina. Per favore, non venite mai a dire, ma se la squadra, poi i giocatori, quella. Ragazzi, stasera, dal punto di vista tattico, questo. Cioè, dal punto di vista tattico, questo. Cioè, stasera c'era City Arsenal, che ha vinto per 4-1 praticamente il City, dato che siamo al 96esimo. Se voi prendevate gli 11 giocatori del Manchester City che ha riaperto la Premier stasera e li mettavate all'interno degli 11 titolari della Juventus e gli chiedevate di fare la stessa prestazione che hanno fatto questa sera, di giocare allo stesso modo. Gli 11 scesi in campo stasera col City facevano uguale. Cioè, per favore, non venitemi a parlare di moduli, non venitemi a dire che è perché è entrato Milik che i primi 10 minuti del secondo tempo c'è stata una minima reazione, che è stato l'unico momento in cui l'evento ha avuto una sorta di approccio di reazione. Non venitemi a dire che è stato quello, eh? Perché è stato semplicemente l'atteggiamento della Juventus a essere cambiato. Non venitemi più a dire, ma sarà l'allenatore che chiede. Sì,
È l'allenatore che chiede queste cose. È l'allenatore che programma le partite. Perché sennò i meriti sono degli allenatori quando preparano bene le partite, sono dei calciatori quando le preparano male. Allora, se parliamo di tattica, dobbiamo parlare di tattica. E tatticamente, stasera è stato un incubo. È stato un disastro. Un disastro tatticamente. Non venitemi a dire, ma sai, però i giocatori... Lasciateli fuori da questo discorso. Perché stasera non si salva niente, dal punto di vista della gestione tecnica. Si salva niente. Io non posso pensare che la Juventus ed Allegri abbia preparato la Juventus per questa semifinale di ritorno di Coppa Italia in una stagione del genere, dove la Coppa Italia non era importante, era importantissima non perché era la Coppa Italia, ma perché il cazzo del tifoso prima o poi dovrà avere una soddisfazione. Non c'è la soddisfazione da pura del divertimento, non c'è la soddisfazione da parte dei risultati, non c'è la soddisfazione da parte di quello che legge sui giornali, non c'è soddisfazione da parte della tranquillità di fare un campionato, non c'è soddisfazione di sapere cosa sarà il futuro l'anno prossimo. Cazzo, dateci la soddisfazione di provare a vincere la Coppa Italia. Neanche quello. Perché viene preparata una partita così? Ma ragazzi, ma allora, ma fate bene una roba, ma diteci, ma per cosa dobbiamo guardare le partite? Per amore, perché le guardi per amore le partite, Le guardi perché c'è il cuore che è bianco e nero, le guardi perché sei innamorato di questi colori, le guardi perché è la maglia che va oltre tutto, Perché se no, motivazioni per guardare questa roba qui non ce ne sono, motivazioni per guardare questa roba non ce ne sono, e non è normale arrivare in aprile in queste condizioni, che non fai gol neanche, non hai neanche la sensazione di poter far gol. Cioè il brutto è che non hai neanche la sensazione di poter far gol. Tu, che sei una squadra che ha l'unico punto forte nello sviluppo, palla sugli esterni e il cross dalla sinistra, presenti la partita con Chiesa di Maria punte, che sono alti 1,75 Chiesa, 1,80 di Maria, e pesano 50 kg con la merda. E come puoi far gol? Se poi da dietro lanci lungo, per chi? Cioè metti in difficoltà Vlahovic, che è 2 metri di uomo per 75-80 kg, metti in difficoltà lui, facciamo per Chiesa, per Di Maria, è come pensiamo di... A fine primo tempo mi togli l'unico crossatore e mi metti un saltatore, cioè... Fagioli desaparecido, perché ha sbagliato una roba... Venitemi a dire che è colpa di Fagioli che abbiamo perso col Sassuolo. Abbiamo perso col Sassuolo per colpa di Fagioli. Col Napoli, con l'Inter, l'1-1 con lo Sporting, il 2-1 con la Lazio. Queste cose per chi le abbiamo perse? Possiamo farlo giocare? Possiamo tornare a farlo giocare? O dobbiamo rinchiuderlo in una gabbia e buttare via la chiave? Ragazzi, ma da parte di uno come Allegri, con l'esperienza di Allegri, a me queste sembrano robe di una banalità disarmante. Allora mi chiedo, ma c'è la volontà di provare a portare a casa qualcosa? Che l'anno scorso hai vinto questo, Questo hai vinto l'anno scorso. Quest'anno devi vincere l'Europa League, se no vinci questo anche quest'anno. Cosa ti fai? Due anni così. Da salvare che cosa? Niente. Perché ripeto, o il risultato o la prestazione, una delle due ci deve essere. Cosa c'è questa volta? Niente. C'è delusione, c'è rammarico perché? Perché rivedere, l'Inter ha fatto una partita normalissima, che è una squadra in difficoltà anche lei, eppure è stata la squadra più vicina a fare gol. È stata più vicina l'Inter a fare il 2-0 che la Juve a fare l'1-1. Hai tirato in porta 3 volte stasera. Kostic di destro in mischia da fuori area nel primo tempo, Locatelli di sinistro in mischia da fuori area nel secondo tempo, Di Maria a giro da fuori area nel secondo tempo. Non sei mai andato concretamente vicino alla rete, non ci sei mai andato neanche vicino. E ripeto, il tifoso che cosa deve fare? Il tifoso cosa deve aspettarsi? Cosa deve chiedere? Guardate, c'ho una delusione stasera che è difficile spiegare a parole, perché non... almeno l'anno scorso la finale di Coppa Italia con l'Inter c'è stato quel momento di orgoglio in cui hai sganciato i cani, hai sganciato i carri, ne hai messi 3 davanti, te ne sei potuto di... Stasera andavamo a un ritmo, cioè vogliamo parlare della velocità di giro palla, sembrava di vedere il trofeo Birra Moretti. Non siamo mica ad agosto che preparerà la stagione, che sono tutti stanchi della preparazione. Qui siamo sul finale di stagione, dove dovrebbero andare ai 200 km all'ora. Ma che cosa stiamo facendo? Ma mister, ma che cosa stiamo facendo? Mister, qual era il piano gara? Mister, qual era la possibilità di vincere la partita? Mister, cosa stiamo facendo?
La domanda è questa: mister, dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Come possiamo pensare di dire sono state messe le basi per tornare a vincere l'anno prossimo? Stessa cosa che si era detta l'anno scorso. E l'anno scorso si è vinto un cazzo e quest'anno si rischia di vincere ancora un cazzo. E l'anno prossimo? Non voglio dirvelo io, eh.